Innovazione e tradizione caratterizzeranno questa stagione 2019 dell'Inda al Teatro Greco? Beh sì, credo che questi siano i binari su cui si muove la Fondazione e soprattutto adesso che la proposta va nel solco della tradizione, di quello che ha sempre naturalmente che è la specificità dell'Inda, lo scopo istituzionale, no, promuovere il dramma antico, ma dall'altra parte grandi componenti di innovazione nella scelta dei registi, nella scelta degli attori e nella scelta di una proposta, diciamo, di produzione artistica che ha e che trova nell'innovazione quello che è il cosiddetto presente antichissimo, no? Che è poi il titolo della nostra stagione. E credo che mai come in questa stagione 2019 noi proponiamo qualcosa che andrà oltre le proposte abituali. Lo facciamo con Davide Livermore, lo facciamo con una regia veramente innovativa che penso che, come si dice, spaccherà, ecco, rispetto allo standard delle proposte degli altri anni. E sicuramente il tema donne e guerra è un tema che ha un appeal particolare, il filo rosso che collega le nostre tragedie, sicuramente la presenza di un architetto come Boeri è un fatto nuovo per la nostra città e per quella che sarà la proposta delle Troiane. Io credo che ci sono tanti elementi innovativi che faranno della nostra fondazione una fondazione che supporta la reputazione non solo di Siracusa ma soprattutto del paese e della regione del paese, che è poi quello che in realtà insomma, ci preme anche portare avanti. In ultimo vi dico, e lo voglio sottolineare, cioè una fondazione di tradizione, no? Cioè, da un secolo e passa che proponiamo naturalmente il dramma antico e la cultura classica, la sopravvivenza della cultura classica, che non è un fatto così automatico. Ebbene, io credo che questo lavoro della Fondazione sia un lavoro importante per il Meridione, perché rappresenta quello che è la risposta, no? Anche speculare a tutte le istituzioni del Nord che sono più supportate, che vanno avanti anche con delle sponsorizzazioni e altro tipo di supporto, e credo che la nostra risposta è una risposta seria, una risposta proprio che definirei di roccia, no? Come il teatro antico di Siracusa, quindi la dobbiamo difendere.